Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantoni in questo nuovo capitolo di Nazma 11 Go Luce. Siamo nel sesto capitolo, le cose iniziano a farsi davvero interessanti. Nello scorso abbiamo battuto la Royal Academy, abbiamo scoperto che la squadra era piena zeppa di imperiali infiltrati, quindi mandati dal quinto settore, e Jude ci ha detto che lui e Sanford, insieme al portiere della squadra della Royal, sono la resistenza. Ovviamente c'è anche un altro uomo che però non sappiamo ancora chi è, anche se penso che sia Travis comunque sia. Perché se vi ricordate, dopo che è stato licenziato, ha detto il piano può iniziare. Quindi se non è lui l'uomo dietro la resistenza, insomma, l'uomo che ha dato il via alla resistenza. Il suo aiuto sarà fondamentale per rivoluzionare il mondo del calcio. È lui. E beh, è ovvio, no? È lei, l'allenatore Travis! Siete stati davvero bravi, avete mostrato a tutti il vero spirito della Raimon. Come, beh, del calcio in generale. Grazie, allenatore Travis. Così è lei l'uomo al centro della resistenza? Non esattamente. Ciao, Mark. Chi non muore si rivede, eh? Chi è? Ah, l'allenatore Hillman! Beh. Oh, ma c'è anche il preside Firewheel e... il signor Raimon. Da quanto tempo, mister? Ci sono anche il signor Raimon e il signor Firewheel. Anche voi fate parte della resistenza? Ci spiace averti tenuto all'oscuro, ma con tutti quegli imperiali nella rosa della Royal Academy dovevamo fare attenzione. Sonny è diventato... sembra un hipster. È un hipster, Sonny. Se ci avessero scoperti sarebbe stata la fine per la rivoluzione che stiamo pianificando nell'associazione calcistica giovanile. La rivoluzione. Che Mark fosse all'oscuro è strano. Alex Zabel, il numero uno del quinto settore, si fa chiamare Grande Imperatore, ma il suo regno non durerà ancora per molto. Alex Zabel. Solo così il calcio potrà tornare a essere uno sport libero, come un tempo. Sapete che la fase finale del cammino imperiale determina anche chi sarà il prossimo Grande Imperatore, vero? Sì, il numero di vittorie totalizzato da una squadra partecipante equivale al voto dei suoi tifosi, non è così? Esatto, il che può aiutarci a rovesciare Zabel e far salire al trono il signor Hillman. Questo però significa che la Raimon deve continuare a vincere per sostenere il nostro candidato. Una sconfitta rovinerebbe tutto. La principale contendente nel blocco B sarà probabilmente l'Accademia Baia dei Pirati, una squadra da non sottovalutare. Al momento non abbiamo ancora dati precisi, ma a giudicare dalle loro partite è evidente che in rosa ci siano degli evocatori. Il successo della rivoluzione è nelle vostre mani, ragazzi. In bocca al lupo. Grazie, signore. Della Royal, oltre all'Accademia Bea dei Pirati, vorrei reclutare un giocatore qui. Ora che ci penso. Dovrei reclutare Remington, che è molto bravo. Rivoluzione, voti, di che cosa stanno parlando? Sono confuso. Quello che ho capito però è che tutti qui amiamo davvero il calcio. Capitolo 6. Acque tempestose. Quindi affronteremo la Baia dei Pirati in questo capitolo, per forza. Questa dovrebbe essere la finale. E poi altre quattro partite contro altre squadre. Beh, bravissimo Vic, vi ho visto in TV. Avete proprio meritato di vincere. Ma... hai giocato alla grande, lo sai. Ora c'è la finale della zona est, vero? Ce la farete, vedrai. Non sarei così ottimista. Ancora una cosa, quell'Arion sembra davvero forte. Stai attento, ti soffierai apposta. Come no. Attento, Victor. Ehi, Victor, sei andato a trovare tuo fratello? Volevo ringraziarti per ieri. Non ci avremmo mai fatto abbattere la Royal Academy se non fossi tornato. Con te in campo potremmo anche vincere le finali delle qualificazioni. Sì, ce la faremo. Arriveremo al torneo nazionale. Magari inizierò a venire agli allenamenti. Sarebbe magnifico. Sì, lo sarebbe davvero. Sono sbagliato con altri due, scusate. Sembra che la prima squadra stia andando alla grande. Sono arrivati in finale, no? Già, avevo perso le speranze quando l'ordine dei Cavalieri Oscuri li aveva quasi stracciati. Ma la verità è che non sono niente male.
Mi sta venendo il dubbio, non è che Yu e Sean a questo punto tornano in squadra? Cioè, praticamente l'ha detto... Sembrava che nell'episodio di ieri volessero tornare in squadra, però non si sa. Esercitati a campo di allenamento. No, c'è sempre Sky, come ovvio. Ben fatto, Arion, adesso c'è la finale, devi rimanere concentrato e allenarti ancora di più. Tua, Michael! Yeah. Victor. Michael, Victor è libero. Lo so benissimo. Pian piano Victor si sta integrando con il resto della squadra, è solo questione di tempo. E là dietro ho spottato due calciatori selvatici. Chi è? Ah, l'hai vista anche lei. Ho come la sensazione che qualcuno ci stia osservando. Ma magari mi sbaglio. Non sbaglio. Siete stati bravissimi ragazzi. Venite a dissetarvi, c'è acqua per tutti. Tra poco sapremo quali saranno i vincitori del blocco B. Ma quelli della Baia dei Pirati sono davvero così forti? Finora tutti i risultati del blocco B rispecchiano i valori del quinto settore. Non sappiamo quale sia la loro forza reale, ma sembrano davvero un'ottima squadra. D'ora in avanti non ci saranno più ordini dall'alto, per cui scopriranno le loro carte. Ah, meglio iniziare a lavorare su qualche strategia efficace per batterli. Arion, stiamo facendo una pausa, non farci sentire in colpa. Boom! Scusa, ma mi sento elettrico in questi giorni. È come se avessi una forza dentro che sta per esplodere. Davvero? Che sia qualche tecnica speciale? Può essere. Chi lo sa, forse. Ma sento che se continuo ad allenarmi questa forza prima o poi salterà fuori. Interessante. Già Victor inizia a capire. E nello scorso episodio abbiamo visto che comunque sia nelle anticipazioni... Oggi, o meglio, in questo capitolo, risveglierà lo spirito guerriero. Probabilmente nel prossimo episodio, fra due episodi, perché in genere faccio tre episodi a capitolo, quindi durante la partita dovrebbe risvegliarlo. Lo sapevo, qualcuno ci sta spiando. Ed è così da un po'. Ogni volta che ci alleniamo qui c'è sempre qualcuno che ci osserva. Potrebbero essere quelli del quinto settore. Accidenti. L'unico modo di scoprire cosa sta succedendo, cioè, è seguirli. Forza, gente! Stai calmo, Ade. Hai pensato a cosa faresti se fossero davvero spie del quinto settore? Non li lascerò di sicuro interferire con la nostra rivoluzione, eh? Ok. Ade si sta davvero facendo coinvolgere in questa faccenda della rivoluzione. Credo che per lui sia come pescare un pesce enorme. In ogni caso è meglio raggiungerlo. Spie, rincorrile! Mio Dio, parte l'inseguimento. Però ci vuole una musica appropriata. Questa musica è troppo... troppo da passeggio. Andiamo con una musica più adeguata. Sì, molto meglio questa. Molto meglio. Spero che la scena renda bene, perché in realtà io sto sentendo la musica del gioco, quindi... Ehi, sono laggiù, presto! Sono diretti al parcheggio, non lasciamoceli scappare. Forza, corriamo. Senti come pompa la musichetta. Questa è presa da Phoenix Bright, eh? E i sattorni Phoenix Bright. Si chiama Cornered, ovvero messo all'angolo. Quando stai per smascherare il colpevole. Ehi, ma quelli non sono... E Victor con calma, cioè che me ne frega di correre. Chi li vuole vedere quelli? Mamma mia, che succede? Mi è uscito il Mario, mi è uscito. Mamma mia! Ma che scheggia! Sherwin si sente elettrico ultimamente, eh? Già Victor ha capito. Victor non è stupido. Vabbè, possiamo anche fermare la musichetta oramai. Eccovi finalmente. Tutti esausti. Cioè, ma sono io e Sean. Perché ci stavate spiando voi due? Beh, forse vogliono rientrare in squadra. So che sembrerà strano, ma... ci piace venire ancora a campo per vedervi allenare. Quando vi abbiamo visti contro la Royal ci siamo detti... Beh, magari non è troppo tardi. Che idea stupida, eh? Però, insomma... quel che intendo dire è che vorremmo tornare in squadra. Vedervi giocare il calcio vero ci ha fatto tornare la voglia. Non diteci di no, per favore. Stiamo combattendo contro il quinto settore, questo lo sapete, vero? Lo sappiamo, e siamo pronti a unirci a voi. Siamo stanchi di questa pagliacciata.
Amiamo il calcio e non abbiamo paura di ammetterlo. Vi prego. E va bene, potete tornare squadra. Due sostenitori in più per la nostra causa. Male non può fare. Oh, grazie mille, non vi deluderemo. Hughes, come si legge? Hughes, penso di sì, non lo so, il nome è strano. Hughes, è francese però, Baudet. Non è un nome tanto inglese, Baudet. Viene con te? Shusuke Aoyama viene con te. Shusuke è giapponese proprio. Ora sono disponibili dei nomi amichevoli. Eh sì, la U non si legge quando c'è SU. Si legge tipo Sasuke. Nishizono Shinsuke. Nomi, insomma, la SU non si legge la U. Tanto per fare un appunto. Che sta succedendo? Erano i due ragazzi che avevano lasciato il club. Vedendo come giochiamo ora, hanno deciso di tornare e combattere con noi. Forse dobbiamo solo ricordare a tutti quanto è divertente il nostro sport e alla fine riavremo il calcio che amiamo. Sherwind, poco fa attorno a te c'era un'aura oscura. Forse tutte quelle storie su una forza speciale non erano aria fritta. Voglio dire, e se fossi un evocatore? Un evocatore? Io? Credo che abbia ragione. Anch'io ho avvertito una reazione di maestro verso di te. Ma certo! Arion, la forza che hai sentito è sicuramente uno spirito guerriero. Chissà se c'è un modo per farlo emergere. Vorrei tanto poterti aiutare, ma io stesso non ho ancora ben capito cosa faccio quando evoco il mio. Riccardo, quando l'hai evocato la prima volta sembravi non fossi più cosciente del mondo intorno a te. Victor, tu invece cosa provi? Ne parliamo dopo. In ogni caso, essere un evocatore o meno non è una cosa che dipende da te. Però non sarebbe male se Arion potesse evocare uno spirito guerriero. Ci sarebbe di grande aiuto contro la baia dei pirati. Hai ragione, amico. Cioè, quei tipi hanno spiriti guerrieri a bizzeffe. Se anche Arion ne avesse uno, potremmo provare a farli neri, no? Non mettetegli pressione, tanto neanche noi sappiamo evocare uno spirito guerriero. Però possiamo continuare ad allenarci. Hai ragione. Ma per oggi basta così. Domani è il nostro giorno libero, ma dopodomani ci impegneremo ancora di più. Quanto vorrei aiutare la squadra. Devo darmi da fare. Meglio andare a campo a Fiume ad allenarmi un po' per conto mio. Lui si allena sempre. Aaron, aspetta! Vado prima io a preparare tutto quanto. Si vede che sente molto la pressione. Prima non l'ho letto, vediamo un po' che dice. La resistenza si nasconde alla Royal. Non ne capisco niente di rivoluzioni e di elezioni, ma se amano il calcio per me basta e avanza. Mentre ora è fantastico avere Yu e Shun in squadra. Sembra che io abbia il potere di evocare uno spirito guerriero. Ma come si farà? Allena le tue doti di evocatore a Fiume. A sapere come fare. Whee! No, quello non lo voglio ispirare. Eccoci qua, Riverside. Salve. Arion, su quale tipo di allenamento vuoi concentrarti? Cosa pensi che possa aiutarti a sprigionare il tuo spirito guerriero? Non saprei, ma se continui a provare e riprovare andrà tutto bene. Beh, poi si è visto comunque sia anche durante la partita contro Victor, quando Arion si è scontrato con Victor per la prima volta. Sì, penso che sia la cosa migliore da fare. Scusami, ma ora devo andare. In bocca al lupo. Nessun problema. Grazie per aver preparato tutto quanto per me. Ed ora? Ah, beh. Ho sentito bene, ti stai allenando da solo per evocare il tuo spirito guerriero? Sì, mister. Non voglio perdere per nulla al mondo. Devo rimanere concentrato e dare tutto quello che ho. Mi ricordi di quando avevo la tua età? Finito l'allenamento andavo sempre a fare pratica per conto mio. Non pensavo ad altro che a diventare più forte e imparare nuove tecniche speciali. In effetti, perché non proviamo a farti imparare una nuova tecnica? Sarà meglio che brancolare nel buio tentando di evocare il tuo spirito. Pensavo di sfruttare la velocità della mia furia del vento e adattarla alla fase difensiva. Ti piace pensare in grande, eh? Molto bene, lavoriamoci su insieme. Magari impareremo entrambi qualcosa. Ok, grazie mille, mister. Bel dribbling. Niente male, Arion. Ma non è ancora abbastanza. Devo essere più veloce. Se solo riuscissi a correre come il vento e passarle oltre. Il vento è un elemento potente. Può essere un vento di cambiamento. Proprio come la nostra rivoluzione. Arion Sherwin è davvero un giocatore interessante. Vedere due suoi compagni di squadra mi rende sempre più convinto che possiamo riportare le emozioni e la gioia nel calcio.
Lo penso anch'io. Per oggi direi che può bastare, ma domani si ricomincia ancora più decisi, ok? Sì, mister. Continua a sentire in me una forza che non riesco a far emergere. Cioè, quei tipi hanno spirito di guerra a bizzeffe. Se anche Arian ne avesse uno, potremmo provare a farli neri, no? Potrei davvero essere un evocatore? È questo il significato della forza che sento? Non preoccuparti, lo scopriremo. Ma... ah, oh no! Arian, che ora è? Non saprei, ma penso sia ormai sera, no? Accidenti, ora come faccio? I negozi stanno per chiudere e devo ancora andare a fare la spesa. Se vuole posso dargli una mano. Lo faresti? Noi dovremmo riuscirci. Ti spiacerebbe se provassimo ora? Un attimo solo, devo cambiarmi, sono tutto sporco di fango. Oh, d'accordo, ma fai presto, per favore. Ok. Aiuta Mark con la spesa alla galleria. Cos'è? Ok. Sì, i negozi sono ancora aperti. Beh. Oddio, a parte che questi negozietti in Giappone chiudono verso le 8, quindi sì, in teoria. Dividiamoci la lista della spesa. Ecco, Arian, tu cerca questi. Ah, e grazie mille per l'aiuto. Un pompelmo, bustine di tè, baguette. Se perdi la lista e ti dimentichi cosa devi comprare, torna pure a chiedere. Grazie di nuovo. Pompelmo, baguette e bustine di tè. Baguette? Wow, che classe. Ma veramente... le baguette non è tanto di classe. Se ti vuoi fare una cosa un po' diversa, tipo bruschetta, tagli tutto quanto a fettine e fai le bruschette. Anche se il pane migliore è il coccodrillo, ovvero senza sale, mezzo chilo. Quello è il migliore. O tartaruga, non so come lo chiamate dalle vostre parti. Bene, mi sono offerto di aiutare l'allenatore Ivans a fare la spesa. Perciò eccoci in centro. Vediamo cosa serve. Pompelmo, bustine di tè e baguette. Lui non deve fare la spesa, lascia fare tutto quanto a me. Bravo Mark, bravo. Oh, attenzione, fotina. Facciamo le foto a tutto. Oh, oh, salve, è lei? Ah, Arian, sì, come posso aiutarti, eh? Vorrei... cos'era la prima cosa? Ah, sì, dov'è il reparto frutta? È laggiù, che tipo di frutta ti serve? Pompelmo. Poi, qual era l'altra cosa? Bustine di tè, perfetto. E poi pane, baguette. Bene, figliolo. Torna presto, sì. Sì, grazie. Ho trovato le cose che voleva il mister, quindi è tempo di tornare da lui. Quanto dettagliata! Non bastava bene, ho finito con la spesa? No. Cioè, insomma, un minimo. Mi fai sentire un menomato mentale. Ariel mi ha salvato. Tieni, questo è per te, un piccolo segno di riconoscenza. Tiro sonoro? Perché? Ma, per fortuna abbiamo fatto in tempo. Ops, il mio stomaco brontola. Mi sa che a vedere tutto quel cibo mi ha fatto venire fame. Ehi, perché non vieni a cena da me? Dice sul serio, mister? Ma certo, dai, andiamo. Ciao, sono io. Sto tornando a casa. Stasera cena con noi anche uno dei miei allievi. Ti spiace aggiungere un posto a tavola? Chi era al telefono? Mia moglie. Allora, questa scena è assurda. Non sapevo che fosse sposato, mister. Ok, ma perché quelle reazioni? Indovina un po' chi c'è. Siamo arrivati. Ciao, Mark. Quale presentazione? Buonasera, signora Ivans. È un vero piacere conoscerla. Oh. Ma le sono cresciuti anche gli occhi? Tu devi essere Arian. Mark parla sempre di te. È un piacere averti qui a cena. A proposito, Nelly, ecco le cose che mi avevi chiesto di comprare. Wow, una volta tanto te ne sei ricordato. Hai sbattuto la testa? Grazie mille. Oh. Sono sicura che mio marito ha chiesto aiuto a te, vero Arian? Devi scusarlo. Sì. In ogni caso, la cena è pronta. C'è una veggente. La moglie dell'allenatore Ivans è così carina. Ok. Cena con gli Ivans. Ok, bella casa, un po' piccola, ma non avete una stanza da letto? Dormite per terra, così? Ok, come volete. Wow! C'è solo un piccolo problema che Nelly ha da quando era una ragazza. Così sono stata gelosa. Io non resisto, buon appetito! Dimmi, Arian, ti piace?
Sì, buonissimo. Oh, mi fa piacere. Vado a prenderne ancora un po'. Mister, ha un sapone. Sta zitto e mangia, fai come me. Io cerco di immaginare qualcos'altro nel piatto. Dice che funziona davvero. Eccomi qui. Verdure per una dieta equilibrata. Grazie. Mio Dio! Ah, sì! Mio padre mi ha fatto sapere i risultati del blocco B e ha confermato che la vostra avversaria in finale sarà la Baia dei Pirati. No, spieghiamo un attimo una cosa. Nell'anime dice che è molto salato. In realtà Nelly non sa cucinare proprio. Però quello che abbiamo visto nel piatto era roba deliziosa. Per quanto tu possa non saper cucinare, quella cosa lì mette voglia e deve per forza essere buona. Perché una cosa cattiva si vede quando è cattiva. Già dalla vista, tu lo vedi. Quella sembrava roba deliziosa, mo io non so. Ok, tutto come abbiamo previsto, saputo. Insomma. Ah, quindi lei sa della rivoluzione. Sembra che abbiano dominato l'intera partita, anche senza ordini dall'alto. Si dice che tutti i giocatori siano degli imperiali. Bella notizia. Che cosa? Tutti? Quindi non avremo davvero la minima possibilità se non riesco a evocare il mio spirito guerriero. La cosa buona e interessante è che si possono evocare massimo 3 spiriti guerrieri per volta, quindi... Questa faccenda degli spiriti guerrieri è piuttosto complicata, vero? Già, ai vostri tempi non c'erano. Sì, abbastanza. Marion ha tutte le caratteristiche di un evocatore. Deve solo capire come padroneggiarle. Capisco. Mark, ricordo che in partita ti concentravi sempre al massimo sul proteggere la porta, ed era stata quella la chiave del tuo successo. Sì, ma era necessario ai fini della storia. Se Arion vuole evocare il suo spirito, forse deve semplicemente concentrarsi, proprio come facevi tu. Sì, è possibile che sia la concentrazione il mio problema. Aspetta un attimo, Nelly. Sapevi già che tuo padre lavora per la Resistenza? Dove vivete? Scusatemi, dove vivi tu? Mi spiace averti tenuto all'oscuro, ma il fatto che la Raymond si sia ribellata di sua iniziativa è stato un grande aiuto. Grazie a voi, la Resistenza ha avuto il tempo di creare il suo quartier generale alla Royal Academy. Cioè, alla fine Mark è il povero tonto che non sapeva nulla. Ah, e se ci avessi detto qualcosa, il piano sarebbe potuto andare a monte. Capisco. No, non poteva. Ho come la sensazione che qui sia la moglie del mister a portare i pantaloni. Sì, perché porta i jeans. Battutona. No, l'uomo porta i pantaloni, ma la donna comanda. È un po' complicato, Arion. Ade, perché siamo di nuovo a pescare? Cioè, amico, che domande? Perché pesce non ha ancora abboccato, no? Scherzo, dai, è che mi sembravi un po' giù. E cosa c'è di meglio che andare a pesca in compagnia per ritrovare il sorriso? Ah, sono preoccupato. La partita fra pochi giorni non sono ancora riuscito a evocare il mio spirito guerriero. Sarà dura. E i giocatori della Baia dei Pirati potrebbero essere tutti imperiali. Ma se li battiamo nessuno fermerà la rivoluzione. Credi che saremo davvero in grado di scatenare un evento di tale portata? Una parte di me è convinta che ignorare gli ordini del quinto settore e giocare il nostro calcio sia assolutamente logica. Ma d'altra parte, le probabilità di successo sono a dir poco esigue. Dopotutto siamo solo una squadra di ragazzini. Eugene, non starei mica pensando di lasciare tutto, vero? Non avrebbe senso. Non avrebbe senso? Non so. Per me non ha senso il tuo cieco ottimismo. Cos'è, un cane? Ah, e questo cane dove salta fuori? Beh, è il cane di Arion. Spotter, zia Silvia. Per fortuna siete ancora qui. Ha chiamato Sky. Vuole che andate subito a scuola. Sembra piuttosto agitata. No, non mi dire che ci sono gli ordini del quinto settore. Non potevano darceli in finale. E dopo? O solo dopo? Cioè, non ce l'hanno più dati, oramai era finita, no? Che cosa sarà successo? Meglio andare a vedere. Ah, non c'è di contro la Royal perché erano sicuri di vincere con gli imperiali. No, vabbè. Ti dispiace smettere di leccarmi e lasciarmi stare? Boh. Cioè, no. Scopri cosa sta succedendo alla Raymond. Sì. È molto strana questa cosa. Che succede? Non vuol dire che ci sono ordini dal quinto settore perché no, eh. Oddio, mi sembrava... Ah. Imperiale di primo livello, Victor Blade. Il quinto settore dice che avremmo noi l'onore di farti fuori come l'acqua di sentina, sporco ratto! Ce ne avete messo di tempo. E voi chi siete? E questa banda di patatici zotticoli da dove viene? Fanno paura.
Oi, Crack, andremo in barca. Se è così girato che la faccia gonfia come un pesce palla. Ah, questo è un pirata. Devo fargli la voce più da pirata. Chiudete il becco, canaglie. Se proprio volete saperlo, noi siamo l'Accademia Baia dei Pirati. Io sono il nostro uomo, Davy Jones. Davy Jones? E perché non hai i tentacoli? Una domanda. Siamo qui per dare a quel traditore di Blade la lezione che si merita. Corpo di Bill Pesci Martello. Non si sgarra con il quinto settore. Siete della Baia dei Pirati. Victor sarà punito o no? Altri leccapiedi del quinto settore. Leccapiedi? Come osi, furfante? Ci saremo come esca per gli squali. Oh, stai buono. Madonna. Cos'è, bullying? Ha fatto strike? Wow. Che sta succedendo qui? Vistiamo la bandiera del quinto settore a ogni partita. Abbiamo fatto un giuramento per tutti i cannoni. Siamo imperiali e fieri di esserlo. Nessuno mette i suoi sporchi tentacoli sui nostri capi, afferrato? Siete fieri di essere imperiali. Siete penosi. Tu vieni con noi, Blade. Abbiamo trovato il posto perfetto dove punirti come il reietto che sei. Victor, aspetta, non andare. Non sono affari tuoi, Shervin. È terribile. Dovremmo affrontare una squadra fortissima e, come se non bastasse, temo che non potremmo più contare su Victor. Non se posso impedirlo. Seguiamoli. Sembrano che siano diretti verso la torre. Presto! Victor Blade ha lasciato la squadra. Dobbiamo andare alla torre allora, eh? Accidenti. Quelli dell'Accademia Baia dei Prati hanno portato via Victor. Dobbiamo andare subito alla torre. Va bene, ma ci andremo nel prossimo episodio. Kuji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazuma Eleven Go. Nel prossimo cercheremo di aiutare Victor. E forse, chissà, nel prossimo ci sarà anche la partita, perché mi sembra un po' troppo veloce questo episodio, come sta scorrendo. Vedremo poi. E come sempre, vi ringrazio e vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Come sempre, ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!